ricorso alla natura. Siamo atomi incessantemente in moto nell'universo, che si aggregano e disgregano, combinazione fortuita di anima e corpo, in attesa imperturbabile della morte, un nulla per noi, se non un evento al fine delle nostre sensazioni. E nulla possiamo, né progresso e tecnologia alcun che possono, contro la natura, ente superiore, incontrollabile, pur determinato da regole ben precise. Piccoli e marginali di fronte alla grandezza e immensità del creato, potremo noi interagire con il divino per difenderci dalla natura matrigna? Come interagire con una natura che non ci considera diversi dalle altre forme di vita e non si cura delle nostre vicende, sì da non illuderci di essere eterni? Come replicare ad una natura che ci sollecita con terremoti, maremoti, eruzioni, uragani, inondazioni, esondazioni, slavine, svuotamenti e frane, per non parlare di pandemie, epidemie? Non serve sfuggire alla realtà per cercare consolazioni spiritualistiche, come la ginestra umile abbandonata al suo destino sulle pendici del vulcano. Dovremo allora aspettare inermi la distruzione immanente? Dovremo arrenderci alla condizione di condannati dalla natura crudele? Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passò. Era un uomo come tutti gli altri. E a quali madri far risalire le vostre origini? Vi riunite almeno una volta al giorno intorno allo stesso tavolo per consumare insieme un pasto, imprescindibile momento di dialogo e confronto. Siete ancora il fulcro per l'intera società, il luogo deputato dove si trasmettono i valori necessari, con regole ben precise, a muoversi ed interagire nella comunità. E voi sposi, che per soddisfare esclusivamente i vostri bisogni avete pensato anche di progettare una vita senza figli, negandovi la fecondità come frutto e segno dell'amore coniugale, testimonianza viva di una piena reciproca donazione, o torto collo diventati genitori, perché avete abdicato al vostro ruolo di educatori, delegandolo ad una scuola pubblica popolata da maestri senza Dio. E voi figli, che avete cresciuto la vostra personalità all'interno della famiglia, assumendone valori, atteggiamenti, ora ultra trentenni, perché vivete ancora con i vostri genitori nella stessa casa, da loro dipendendo economicamente, senza aver sviluppato una vostra originale individualità? E voi nonni, venuti da lontano ma che per primi ve ne andate, e a indagare oltre la vita siete ancora il passato che vive nel presente, e al presente parlate perché vede il futuro? O siete solo preoccupati di allungare il tempo che vi separa dall'addio, ripiegati sui vostri malanni, rinunciando così a tramandare alle nuove generazioni valore come parsimonia e sobrietà? E voi colf e badanti, che avete assoggettato alla vostra indispensabile presenza i nonni, ma non solo, creando insanabili fratture culturali all'interno delle famiglie che vi hanno clandestinamente ospitato, saprete sostituirvi nel ruolo di garanti della continuità della specie, ruolo alla quale i vostri datori di lavoro hanno precocemente e improvvidamente rinunciato? Voi cari
case razzolanti, cortili, tetti e giardini, ma che ora condividete all'interno di case trasformate in stalle, i regni e le pulsioni dei vostri proprietari, rimarrete oggetti cui si concentrano in forma patologica gli affetti di intere famiglie, o vi libererete dalla condizione di schiavi. E voi infine, piante ornamentali, fiori recisi in vaso, mobili, sedie, poltrone, voi tutti oggetti inanimati, complementi d'arredo le cui fattezze rivelano un cattivo gusto dei vostri acquirenti, saprete ritagliarvi il ruolo che rispetta all'interno delle famiglie dove da anni risiedete, servilmente caritatevoli, silenziosamente discreti, senza aver mai chiesto nulla in cambio. E allora a tutti voi, sposi, genitori, figli, nonni, corvo, badanti, animali e oggetti, e piante, vi dico, un'altra famiglia è possibile, sì, un'altra famiglia è possibile. Il tempo si è compiuto ed è giunta l'ora della vostra conversione. Quel giorno lui passò, era un uomo come tanti gli altri, e passando mi chiamò. Come mai sapesse che il mio nome era proprio quello? Come mai volesse proprio me nella sua vita? Non lo so. Era un giorno come tutti gli altri, e quel giorno mi chiamò. E tu? Conosci il nome mio padre, yeah. Ascoltando la tua voce, io ricordi dove porta la mia strada, nella vita anche tutto con te. Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò. Ero un uomo come tanti altri, ma la voce quella no. Le quante volte un uomo con il nome giusto va a chiamarlo, una volta sola l'ho sentito pronunciare quella no. Era un giorno come nessun altro, e passando mi chiamò.